Buonasera a tutti, vi prego come sempre di prendere visione del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio. E inoltre, questi webinar hanno solo finalità didattiche e non vanno intesi per nessuna ragione come incentivo all'investimento, ognuno è responsabile delle proprie azioni derivanti dall'utilizzo di questo tipo di analisi. Buon training a tutti, allora, questo è il quarto appuntamento, diciamo, di questa nuova serie dedicata all'analisi retail. Fatemi vedere se ho avviato la registrazione. Sì, ok. Quindi stasera un po' gli argomenti che andiamo a trattare sono questi: la spiegazione delle operazioni effettuate ieri, sempre a scopo didattico, poi risposta alle domande che non hanno ricevuto risposta. Ieri comunque ho risposto alla maggior parte delle domande, quindi non ce ne sono tantissime. Poi spiegazione del rischio rovina e del MAI, che sono due parametri che reputo fondamentali, poi la gestione delle posizioni, quindi credo che riesco a spiegarla insieme anche un po' all'impostazione dell'operatività giornaliera, perché comunque così riusciamo ad avere un po' degli esempi concreti. Allora, io direi iniziamo con quello che abbiamo visto ieri come operazioni. Allora, su tutte c'è stata quella di euro-dollaro, che è partita molto bene. Ieri si era ipotizzato una situazione rialzista su euro-dollaro, perché i prezzi medi di carico, che li vediamo qui, avevamo una situazione dei prezzi medi di carico che di accumulazione su questi livelli, proprio per il motivo per cui vi ho spiegato diverse volte che i trader ribassisti stavano cercando il famoso pullback per ritornare sui minimi, però euro-dollaro ha fatto il contrario. Quindi nella giornata di ieri questa cosa qui siamo riusciti ad intercettarla molto bene, perché avevamo visto che il prezzo medio di carico del giorno appunto di ieri era in area 1,0851, poi è salito appunto nelle ultime ore di contrattazione di Wall Street, quindi in quest'area qui con queste candele rialziste. Ieri che cosa è successo? Che si sono scaricate le posizioni long e sono aumentati gli short, quindi anche il prezzo medio di carico lo vediamo molto bene. Infatti da 1,0851 questa mattina alle 8 era 1,0872, e da lì si poteva appunto ipotizzare un ingresso long che l'anticrid ha fatto in quest'area qui su questo livello, che era appunto il livello di 1,898. Mi è entrato verso le 3 di notte questa posizione, poi tutta la giornata è stato un continuo rialzo e adesso stanno entrando molti trader retail, abbiamo raggiunto una percentuale abbastanza importante del 60%. Però una cosa che dobbiamo notare: il prezzo medio di carico adesso di chi è al rialzo in area 1,1142, quindi si è allontanato molto. Vediamo infatti che quello rialzista si trova in area 1,1142, quindi in questi casi i rialzisti perdono interesse perché i trader retail vanno contro trend in questi casi, e quello short deve essere per forza di cose salito, che adesso è 1,09 e 0,4. Quindi oggi il prezzo medio di carico è salito nuovamente quello ribassista da 1,872 a 1,0940, dico bene, 1,0904, chiedo scusa, 1,09 e 04, 1,0904, e quindi c'è molto interesse da parte dei trader retail ad aprire posizioni. Poi vediamo nell'operatività di domani se è il caso di effettuare ancora il long oppure no.
come target io su euro-dollaro mi ero dato questo massimo qui, che era il massimo appunto della candela ribassista del 19 di marzo, e quindi io lì ho chiuso perché, e qui c'è quella sempre quella componente discrezionale, perché non pensavo che euro-dollaro avesse un, diciamo, una salita così esplosiva da andare a prendere anche gli altri massimi, perché se poi l'andiamo a guardare su una candela weekly si sta completamente mangiando la candela della settimana precedente, e sul grafico mensile sta facendo una classica, diciamo, candela di indecisione, e quindi sta tornando proprio sull'open della candela mensile di marzo. Ed è l'unica delle, diciamo, delle major che è riuscita a mangiarsi il ribasso che c'era stato appunto nel mese di marzo. Quindi molta indecisione comunque, se lo guardiamo da un punto di vista anche un po' più sul largo respiro. E quindi per questo io pensavo che un long così, diciamo, di altri 70 pip dal mio target non potesse comunque rivelarsi in questa giornata, però l'ha fatto, e va bene, anche perché io poi ieri avevo anche USD CAD, quindi sempre vendita di dollari, e quando ho visto euro dollaro andare a prendere quel target 1,0980, per non caricare anche per non scaricare questo conto troppo con esposizione contro i dollari, quindi ho chiuso, ma ho lasciato USD CAD perché USD CAD anche ieri è stato molto interessante. Anche qui, se lì abbiamo visto sui prezzi medi di carico un'accumulazione dei prezzi, quindi abbiamo visto lì lo short, qui quelli che stanno iniziando a soffrire sono i rialzisti, perché si è creata una fase di distribuzione in questo caso, dove appunto vedete come ci sono state ben 4 giornate dove i prezzi, i trader retail si sono interessati all'acquisto di su USD CAD. Eravamo intorno al 20 marzo al 16%, poi siamo arrivati al 20% e questa mattina siamo al 26%, quindi c'è stato, eravamo al 26%, un altro 6% che oggi è entrato long, e USD CAD ha fatto purtroppo il contrario, e le posizioni stanno rientrando in maniera anche abbastanza energica, perché stiamo andando verso un nuovo incrocio delle posizioni che dura. Questa situazione di ribasso dei retail durava da tantissimo tempo, e quindi sta man mano rientrando, proprio perché, se vi ricordate, io nel primo webinar vi ho detto che l'analisi retail è anche molto ciclica, nel senso che queste posizioni si sovrappongono tra loro. Quindi poi vediamo se c'è ancora un'occasione per andare al ribasso. L'altra era Eurocad, che Eurocad invece questa è andata sul minimo, che era il target dove io ho messo a break even, e parte anche di questa operazione l'ho chiusa su questo livello qui per prendere parte del, diciamo, di questo ribasso, però poi è ritornata indietro, è andata a prendermi il break even, e qui non c'è stato un rientro delle posizioni in maniera energica come abbiamo visto su USD CAD. Quindi queste sono state un po' le 3 operazioni che sono state fatte ieri, diciamo. Quindi molto bene, continua per tutto, io direi anche tutta la settimana, ha avuto comunque un ottimo, diciamo, attendibilità questa analisi rete. Non so se ne siete accorti anche voi, magari poi mi dite anche il vostro parere in chat su tutti quei segnali che sono stati dati da lunedì. Molti sono stati, la stragrande maggioranza sono stati di una precisione incredibile. Allora, poi andiamo a vedere l'altro punto, la risposta alle domande del secondo webinar, durante in realtà il terzo webinar, perché questo è il quarto. Allora, nella giornata di ieri sono riuscito a rispondere a gran parte delle domande che mi erano state fatte in real time, qualcuna forse l'ho saltato oppure non ho risposto come dovevo. Allora, sulla sterlina mi era stato chiesto, ma la sterlina aveva la stessa condizione di euro-dollaro in fatto di accumulazione short di pubblico retail oppure no? In effetti sì, e non l'ho fatta perché lì sulla sterlina non volevo andarmi a caricare troppo appunto diciamo, di vendita di dollari. Però esattamente la sterlina ha avuto lo stesso pattern di euro-dollaro, infatti io se metto
il position retail, c'era stato proprio un'accumulazione e questo mi fa sempre, diciamo, molto piacere questo tipo di pattern, perché lo vado a ritrovare su tutti gli strumenti. Quindi non è una cosa che accade solo su euro-dollaro o su altre valute, ma questa accumulazione dei prezzi di carico, e poi lo vedrete utilizzando sempre questo tipo di indicatore, accade spessissimo. Quindi si creano proprio delle zone, perché il motivo è sempre quello. Quando parte un trend, ci sono due pericoli clamorosi per il retail. Quindi se iniziamo a evitare questi errori, magari il 70%-80% della nostra operatività migliora. Il primo errore è quello più banale, che quando parte un trend, ovviamente non ce ne accorgiamo solo quando è ben definito che siamo contro trend, perché ogni volta che noi entriamo magari sui supporti ci sembra sempre che comunque il prezzo possa respirare e fare un ritorno magari verso la media. Quindi questo tipo di operatività molte volte al trader retail va anche bene, perché se, muovendosi, dicono, per il 70% in laterale i prezzi, magari chi ha i sistemi a griglia riesce comunque anche a sopravvivere in queste fasi di lateralità. Però quando parte un trend direzionale, come in questo caso con una persistenza di diverse sessioni di trading, la maggior parte dei trader inizia a mettersi contro trend e inizia, diciamo, a patire, non dico le pene dell'inferno, ma sicuramente non è piacevole, soprattutto poi con che potenza la sterlina è scesa, farsela tutta contro trend, perché sono scese anche, parliamo di discese di oltre 10 figure, che quindi possono compromettere le margin call dei vari trader. Quindi questo è il primo pericolo, che è quello più banale, appunto il controtrend. L'altro pericolo, che forse è un po' più subdolo, perché in realtà è come se il trader in questo caso si sentisse dalla parte giusta, perché trend is your friend. In questo caso, purtroppo, le fasi di pullback sono quelle più pericolose, perché possono rivelarsi invece delle vere e proprie inversioni, come in questo caso, come appunto è stato fatto sulla sterlina, una discesa da 1,30 a 1,18, poi la sterlina si è fatta magari appunto una falsa rottura di un minimo, ha respirato. Da lì molti trader hanno iniziato a vederla come un'opportunità per mettersi a favore del trend, e non a caso in quest'area qui, appunto nelle giornate dal 20 marzo fino al 25 marzo, c'è stato un interesse da parte dei trader retail appunto per lo short, perché vedete qui era solo un 27% proprio sul minimo. Non si capisce il motivo per cui poi su questa zona qui, con un minimo di ritracciamento, si è passati al 42%, per restare sopra queste zone del 40%, e poi si è creata una zona di accumulo che ha portato appunto i prezzi dalla parte opposta. Non l'ho scelta perché comunque appunto non volevo espormi troppo con le vendite di dollari. Puoi confermarmi che se faccio due rilevazioni sui prezzi di carico di uno strumento, ad esempio una alle 8 e una alle 14:30, e se nella seconda rilevazione il prezzo di carico short aumenta e quello dei long diminuisce, è opportuno cercare un setup long? In questo caso sì, se vedi un aumento di un prezzo medio di carico che sia short, quindi il prezzo è salito, come ad esempio ha fatto oggi euro-dollaro, e c'è stato comunque anche un interesse, diciamo, per tutta la giornata. Quindi se uno si perde la sessione di Londra, non riesce a tradarla, e durante la sessione di New York vede che comunque c'è stato un interesse, come in questo caso per lo short, si può provare in intraday. Quello che ho detto sempre in questi casi, di fare attenzione quando si è in alta volatilità, perché comunque euro dollaro, ad esempio io sono entrato qui in area 109, entrare a 1,0977 significa fare con un'entrata long con 70 pip di ritardo rispetto, diciamo, a quell'entrata che
andava fatta in bassa volatilità, perché se vedete euro-dollaro, l'entrata che è stata fatta dall'ente grid è stata fatta in bassissima volatilità. Poi, durante la fase di Wall Street, la volatilità è aumentata, quindi significa lavorare con stop più larghi. Può andare bene, ma non sempre va bene. Quindi, comunque c'è sempre quella variante di aleatorietà che comunque può complicare la vita, soprattutto se agiamo in alta volatilità. Perché una cosa, se prendiamo uno stop in bassa volatilità, è una cosa, se ci mettiamo uno 0,97, ci dobbiamo stoppare sotto il minimo. Ok, se aumentano entrambi cosa significa? Dipende un po' dalla direzionalità, perché, chiede Mirko, non capita quasi mai che vedi in questa salita aumentano sempre i prezzi medi di carico short e i long si allontanano, quindi salgono, non si abbassano, quindi non vediamo mai una situazione così, diciamo, diversa da quella che è quella canonica, che quando parte un movimento direzionale che sia di 30-40 pips, ovviamente dipende dalla volatilità, però un movimento abbastanza direzionale di 2-3 candele rialziste, la maggior parte dei trader inizia a posizionarsi short. Allora, poi ciao Giuseppe, a me piacerebbe sapere, anche se non stasera, come fai la piramidazione, come imposti gli stop e i target. Per fortuna questa sera c'è un potenziale pattern, a meno che USD/CAD non salga adesso durante il webinar, però c'è un potenziale tentativo di piramidazione, quindi lo facciamo vedere proprio su come esempio operativo. Poi aggiornare il prezzo medio di carico ad ogni candela sul grafico apparirebbe come se fossero delle medie mobili. In realtà su questa cosa ci stavamo lavorando e sta uscendo un qualcosa di molto carino, che poi ovviamente questo lo condividiamo perché ci dà il colpo d'occhio. Infatti l'utente che aveva fatto questa domanda si vede che è un utente già sul pezzo, che ha capito benissimo la logica dell'analisi retail per fare una domanda del genere. E in effetti, allora aspettate che vi prendo un grafico, perché stiamo lavorando su questa cosa e siamo a un buon punto, e questo diciamo che è il passo in più che ci permette di avere una sorta, chiamatele di Bollinger come volete, però molto interessante, perché questi sono diciamo, i prezzi medi di carico come sono sul grafico. Quindi, quando vediamo che, come in questo caso, iniziano ad andare in guadagno i prezzi medi di carico short, quindi poi vediamo che magari c'è un eccesso del 90%, allora in questi casi dobbiamo allarmarci e iniziare a cercare invece i long. Di contro, quando il prezzo poi supererà, come in questo caso, in questo caso qui, questa linea verde sono i prezzi medi di carico dei rialzisti, quelli rossi sono i prezzi medi di carico short. Quindi poi, quando il prezzo inizia ad andare sopra e quindi a creare queste situazioni estreme, possono essere comunque situazioni da potenziali min reverting, che poi potete tradare come meglio credete. Non so se qualcuno. Io dico sempre, io non ho la verità in tasca, anzi sono anch'io curioso di comunque capire altre tecniche, perché ad esempio nel gruppo dedicato all'analisi retail qualche utente ha iniziato a parlare di cicli, o qualche utente utilizza una tecnica particolare. Se è abbinata all'analisi retail, a me va più che bene, proprio perché magari possiamo scoprire un setup che ci dà ancora un vantaggio ancora maggiore rispetto a quello attuale. Quindi non so se in questo caso noi dobbiamo attivarci con delle divergenze su un oscillatore, possiamo iniziare a cercare da questa zona, quando i prezzi medi di carico e chi è long inizia a guadagnare. Quindi poi, quando vediamo che arriviamo a una situazione del 90% e oltre, quindi che tutti quanti iniziano a vedere
Quindi abbiamo un 90% in questo caso degli short, perché comunque l'interesse sarà sempre dall'altra parte, perché qui non vediamo che il 90% è long. Qui ci saranno pochissimi trader, quelli più bravi che mantengono le posizioni e altri che inseguono sempre il prezzo, ma sarà una piccola percentuale. Quindi questa piccola percentuale andrà sempre a tentare di comprare i massimi, quindi al primo pullback. Quindi in questi casi qui, quando è lì che ci dobbiamo allertare, quando si cerca il pullback verso i nuovi massimi, quando sentite dire ok, aspettiamo il respiro, è troppo alto adesso, aspettiamo il respiro e poi entriamo, quelle sono le classiche trappole. E i prezzi medi di carico intercettano proprio questa situazione qui. E in quei casi noi andremo a cercare appunto di fare il contrario. Quindi molto bello questo tipo di indicatore e sarà molto utile. Il money management, come lo regoli, l'ho un po' spiegato ieri, lo ribadisco adesso quando spiegherò di nuovo lo stop e il tutto. Quindi io direi che adesso possiamo fare comunque il punto delle gestioni delle posizioni con impostazione dell'operatività. Molto in contemporanea, così il webinar dura anche di meno, proprio perché spiego anche un po' come tutta la gestione, mi focalizzo un po' su questo. Intanto vediamo qualche domanda. Allora, Christian chiede, ma fanno proprio il contrario, ma come mai questa tecnica è un successo del 90% da quello che abbiamo visto finora? Allora, diciamo, perché facciano il contrario? Quello un po' dipende dall'operatività di ognuno di noi, però il discorso è questo, che quando si tende a sovrastimare i massimi e i minimi, proprio perché quando vediamo che comunque parte un movimento, nel 90% dei casi lo perdiamo quel movimento perché magari eravamo entrati anche bene. Ma dopo che vediamo qualche pips di guadagno, tendenzialmente chiudiamo le posizioni e iniziamo a cercare diciamo, le cosiddette divergenze, comunque diversi tipi di operatività, per lo più in mirror reverting, che, ripeto, vanno benissimo quando c'è il laterale, ma nei movimenti direzionali, io parlo di movimenti direzionali anche di due o tre figure, quindi non parlo di movimenti direzionali che ci sono adesso, che sono ancora più pericolosi rispetto a quei movimenti direzionali a cui eravamo stati abituati finora, e in quei casi i trader vanno sempre contro trend e quindi succede poi quello che vediamo con le percentuali di successo. Sul fatto che una tecnica sia profittevole nel 90% dei casi, quello dipende esclusivamente dal rapporto di rischio-rendimento, perché quando il setup, se io ieri vi ho dato, abbiamo visto long su euro dollaro, short su USD CAD, short su euro CAD. Se voi mi mettete a vedere i movimenti, praticamente in tutti e tre i casi ha fatto quello che doveva fare, e quindi io potevo uscire dopo 10 pips di guadagno e dire che quella tecnica ha funzionato nel 100% dei casi. Diverso il caso se io invece cerco di far correre quella posizione, perché può essere anche il timing d'ingresso perfetto, quindi farmi subito guadagnare, ma la tempistica, quindi il tempo, può giocarmi contro perché quella posizione ovviamente può andare in perdita. Quindi la profittabilità di una strategia, come in tutte le altre, dipende esclusivamente da che range noi abbiamo di rapporto rischio-rendimento, perché se ovviamente lavoriamo senza stop loss, cercando rendimenti di 5-10 pips, la maggior parte delle strategie avrà un successo, quindi una percentuale di successo tra l'85 e il 95% delle volte. Quindi ci saranno soltanto quelle piccole, quelle poche operazioni che ti faranno perdere, quando invece, appunto, utilizzando senza stop loss, facciamo correre la posizione in perdita. E per questo vedete che molti sistemi che vi vendono non hanno gli stop loss, oppure vanno a migliorare gli ingressi, proprio perché ai trader piace molto avere una percentuale di successo altissima.
ma quella viene, diciamo, influenzata esclusivamente da che tipo di rapporto di rischio rendimento abbiamo. Quindi questo deve essere chiaro. Quindi l'analisi retail, abbiamo visto il timing è molto interessante, però io più mantengo la posizione, più mi espongo a dei rischi che possa tornarmi indietro e quindi andare a prendere gli stop. Ok, allora vediamo un po' la gestione delle posizioni, quindi io direi di vederlo con degli esempi, quindi partendo da quella che mi piace di più, che è USD CAD, dove adesso andrò a impostare anche la prima piramidazione che abbiamo visto nella settimana, quindi siamo abbastanza fortunati. Innanzitutto vediamo se i prezzi medi di carico sono migliorati o peggiorati. Allora, io ho preso i primi prezzi medi di carico questo pomeriggio alle 17:30, quello long si è abbassato ancora di più perché era a 1,4248, quindi si è manifestato altro interesse da parte dei trader ad aprire posizioni rialziste. Movimento direzionale, cosa fanno i trader con long? Il prezzo medio di carico scende. Cosa fanno i trader al ribasso? Non va mai da questa parte, quindi no, non da questa parte, andrà sempre dalla parte, quindi si allontanerà sempre dal prezzo. Oppure prende come riferimento il prezzo medio di carico precedente, si allontanerà da quel prezzo medio di carico. Quindi si abbasserà ancora di più, proprio perché sta a indicare che su quest'area di prezzo qui ai trader retail non interessa entrare short, ma entrare long. Adesso, in tutta onestà, quanti di voi vedrebbero in questo supporto, inizierebbero a vedere delle potenziali divergenze per cercare un rientro long? È un qualcosa che anch'io vedevo spesso, proprio perché cercavo dei pullback per dire, dicevo, ok, è sceso troppo, sticcando, domani magari fa un po' di respiro. Io questo pomeriggio in chat, nella chat di Working Forex, stavamo vedendo euro-dollaro e da 1,990 in poi molti utenti hanno iniziato a dire, qui siamo su resistenze forti, iniziamo a cercare lo short. Quanti di voi fanno questi ragionamenti? È lo stesso ragionamento che adesso c'è su USD CAD. Quindi molti iniziano a cercare divergenze da qui. Io non, ovviamente è un sondaggio così diciamo, tra amici, però in maniera molto oggettiva io lo ricavo da quello che fanno i trader retail sulle piattaforme MT4, MT5, CTrader, che appunto sono poi questi dati che noi abbiamo. Quindi su questo short, su questi livelli, andiamo a vedere adesso se ancora la situazione è peggiorata oppure rimane stabile. Allora, quindi quello short 1,36,36 adesso è 1,36,09, quindi è sceso ancora di più. Quindi si è allontanato 1,36,09, l'ho messo a caso la linea, ho preso proprio 1,36,09. Quello long adesso dovrebbe essersi abbassato o rimanere stabile, ma se è aumentato, se è aumentato rispetto al prezzo medio di carico di prima, invece non mi piace come situazione. 1,42,32. E si è abbassato infatti 1,42 e 32. Più o meno sono circa 10-12 pips rispetto al prezzo del prezzo medio di carico di oggi pomeriggio alle 17:30, quindi diciamo che comunque ancora resta buona l'ipotesi di provare a shortare USD CAD. L'unica cosa non bellissima su USD CAD è la candela monthly, che è molto rialzista. Questo spike non mi piace tantissimo, però, sinceramente,
lo guardo su un lato, l'obiettivo grosso che io mi sono dato su questo cambio è il gap che ha lasciato 1,34. Quindi questa piramidazione che io proverò, che magari non andrà a buon fine, però ha come obiettivo la chiusura di quel gap. Adesso domani potrebbe innanzitutto, scusate, ma ho la piattaforma un po' lenta, vedere un po' il target di domani, che non ci sono dei target proprio, perché il primo target che potrebbe andare a colpire è area 1,39,49. Quindi sul daily andiamo a guardare, quindi gestione della posizione, quindi quando avete fatto, quindi il primo passaggio è analisi dei prezzi medi di carico, se c'è il setup lo andiamo poi ad inserire e dobbiamo verificare un target, molto, un target che sia abbastanza plausibile, perché dirvi che domani vi vado a chiudere il gap è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra, proprio perché dovrebbe fare sei figure di ribasso, a meno che non accada qualcosa di clamoroso, che di questi tempi ovviamente può anche succedere, però un target comunque realistico per la giornata di domani è il minimo, il primo minimo che non è stato ancora testato. Quindi io che cosa intendo per minimi non testati? Intendo ovviamente quei gli swing di prezzo che ci sono stati al rialzo, che ancora non hanno, dove potenzialmente si mettono gli stop che non sono stati testati dal mercato. Quindi queste sono tutte zone di potenziali target se si cerca lo short. Quindi come si fa la piramidazione? Io cerco massimo di solito tre entrate per non peggiorare troppo il mio prezzo medio di carico, perché se no la faccio alla fine dei trader dei prezzi medi di carico quando inseguono il prezzo. Cerco di fare un qualcosa di che stia comunque che sia molto equilibrato. Quindi una la provo domani, una seconda entrata, perché questa sarebbe la seconda rispetto alla prima. Purtroppo su SDCAD non sono riuscito a fare l'analisi su questa candela ribassista, perché c'era stato già qui l'interesse long. Quindi io lo so che col senno di poi non è bello parlare, ma dovrei avere una buy, una sell, scusate, in questa zona. Quindi questa dovrebbe essere la seconda, e domani doveva essere la chiusura della piramidazione con la terza entrata. Io invece sono in ritardo, e anche di molto, rispetto a questo. Quindi per questo è importante cercare di essere sempre sul pezzo per non perdere queste occasioni. Però vabbè, male che vada, comunque rischiando poco, non, anche se mi ritorno indietro, non è un dramma. Quindi diciamo che domani, se dovesse arrivare in questa zona qui, 1,39,59, metterei a break-even nella posizione, però la lascio correre proprio perché c'è un grosso potenziale target. Alexandra mi dice: se è una pin bar, non guardo di per sé la conformazione delle barre, mi basta sapere che sono dei minimi non testati dal mercato, perché ovviamente questi, essendo tutta una salita, chi magari ha dei sistemi o comunque qualcosa di automatizzato di solito utilizza sempre i minimi, e quindi qui ci sono sicuro che ci sono un sacco di stop qui sotto. Però ragionando un day by day, c'è questo target che potrebbe essere preso. Ora qui c'è un gap, quindi molto interessante, e io vi dico un po' i ragionamenti che faccio quando cerco dei target. Quindi oh, devo parlare prima del rischio rovine del MAE. Questo magari lo facciamo domani, perché sennò altrimenti andiamo troppo sul lungo. Ok, allora, innanzitutto lo stop io lo vado a mettere sul minimo o sopra il massimo daily della mia entrata, più il range di volatilità. Questo ve l'ho fatto già vedere, ma adesso quando vado a mettere la posizione su SDCAD lo spiego bene. Dei target, mi do un target, posso decidere, e questa è a discrezione, perché ovviamente c'è sempre comunque un po' di esperienza e di discrezionalità da parte del trader, non è un modello oggettivo, che sono oggettive queste cose qui, però si può scegliere se
far correre la posizione, quindi un target di volatilità, decidere che una posizione deve guadagnare il 100% della volatilità settimanale. Quindi, ad esempio, voi mi mettete su un target, chiedo scusa, prendete un grafico weekly e se la piattaforma risponde, ok. Prendiamo un ATR, un grafico weekly di 52 settimane. Vi andate a vedere la vola di di questo strumento che è GBPUSD, quindi entrate a mercato e vi date come impostazione per far correre i profitti, perché quello è poi, diciamo, il segreto, tra virgolette, della buona riuscita di questo tipo di analisi. Quando arriva al 270 pip, quindi a coprire una volatilità settimanale, allora potete chiudere la posizione. Quindi questo può essere un buon target che vi potete dare e dire: ok, io mi voglio costruire una piramidazione. Quando arrivo a 270 pip, perché so che guadagnate il 100% della volatilità, mi fermo, basta, non vado più oltre. Lo so Gianluca, ho tossito, ma sto bene, non ho nessun problema, almeno spero. Allora, quindi quello è un po' il target. Il primo target potrebbe essere di volatilità, posso poi scegliere, sempre a mia discrezione, dei livelli che non sono ancora testati dal mercato, come appunto vi ho spiegato il massimo e il minimo, o una zona di swing. Se vi ricordate, ve l'ho fatta vedere con euro-yen. Io su euro-yen, quando avevo ipotizzato il long su euro-yen, era perché c'era una zona di swing. Vediamo se la becchiamo la posizione. Non c'è qui. Comunque, eravamo entrati in questa zona qui, però c'era una bellissima area di swing che era questa zona qui. Lo swing ve l'ho spiegato ieri, è l'alternanza di candele verdi con quelle rosse. Siccome i grafici sono frattali, se lo vedete sull'H1, la sovrapposizione avviene anche sulle candele daily e weekly. Quindi poteva essere un buon target. Quindi noi siamo entrati qui in buy e il target poteva, appunto, è molto plausibile, quella è l'area di swing, perché sono aree che il mercato va a testare. Quindi poi, se noi vogliamo creare una piramidazione, quindi andiamo a vedere quella daily, ad esempio. Ok, ci diciamo euro-yen, prima entrata 120 e 29. Se entro qui, posso chiudere una parte dell'operazione, l'altra la metto a break-even e quindi è arrivato a target. Ok, sul grafico weekly come sono messo? Ah, guarda, sul grafico weekly c'è anche un altro swing molto bello in area 121 e 39. Quindi, se arriva anche qui, quindi entro con una seconda entrata in un altro giorno, l'obiettivo sarà il 121,40, proprio perché ancora uno swing che non è stato testato. Poi posso ancora aumentare e quindi far correre i profitti cercando l'altro swing che c'è sul monthly, che è area 122,89. Quindi gioco sui tre time frame più grossi che abbiamo per avere dei target plausibili. Perché se io riesco a entrare buy in queste zone, il target, diciamo, se continua comunque ad andare dalla mia parte, andrà a testare, vuoi o non vuoi, quei target lì, e avremo sempre un aumento dei trader retail short che ci fanno un po' da carburante in quel caso. Quindi sono target comunque plausibili. Quando arriva poi a 122,89, abbiamo portato a compimento quella piramidazione, possiamo ritenerci soddisfatti e, appunto, liquidare le posizioni. Quindi, quando si dice facciamo correre i profitti, questo è un buon modo, per un modo comunque abbastanza oggettivo e soprattutto ha delle regole precise da seguire, che possiamo appunto seguire. Scusate il gioco di parole. Vi è chiaro un po' il concetto dei livelli? Perfetto. E poi, ovviamente, le chiusure dei gap sono molto interessanti, le chiusure dei gap, perché statisticamente vengono quasi sempre coperti.
quello di Eurodollaro l'ha andato proprio a coprire, è stato clamoroso Eurodollaro, perché Eurodollaro si è andato a chiudere proprio il gap Macron in area 1,0775 prima che era quello weekly, ma c'era uno in 3-day a 1,0735 che l'ha andato a chiudere, si è fatto diciamo uno spike ancora di più al ribasso proprio per far entrare altri trader e comunque poi anche dal lato cot avevamo visto la perfetta entrata che ha dato anche il cot report, però l'analisi retail anche qui ha dimostrato l'accumulazione e da lì è salito. Quindi i gap sono un'altra cosa che quando ci sono dobbiamo cercare di andarli a chiudere. Quindi per questo io su SDCAD non sto controllando adesso più di tanto i livelli daily o weekly o monthly, ma più che altro mi ingolosisce molto il discorso della chiusura del gap. Ok, Alessandra, per me sono tutti gap, non sul Forex gap, lap, non c'è differenza perché non parliamo di indici in questo caso. Quindi quando vedi soprattutto domenicale, quindi io faccio riferimento a quei gap del weekend. Quindi USDCAD ne ha lasciato uno aperto grande quando è una casa, che c'è stato, questo lo vedete su tutti i broker che avete voi il 6 di marzo aperto in gap con un gap di circa 60 pips che non ha chiuso. Se euro dollaro Fabio l'ha chiuso quello di gap Macron. Quindi poi ce ne sono altri che sono poco sono bassi, comunque vengono chiusi, sono comunque stretti tra loro, magari vengono chiusi stessi la domenica, non ha senso andarli a tradare, non c'è nemmeno lo spazio, però questi gap qui ci danno un buon input. Però non ci dobbiamo innamorare di questa idea e andare short a occhi chiusi perché deve andare a chiudere il gap. Ci può mettere anche 2 o 3 anni come ha fatto su euro-dollaro, nessuno lo esclude. Però in questo caso, se deve andare continuare lo short, può essere buona quella situazione. Ok, quindi adesso su SDCAD a inserire l'operazione USDCAD. Allora, così facciamo anche un ripasso dell'expert che spero che abbiate scaricato perché lo trovate sulla chat di Working Forex per provare un po' a giocare anche in demo. Allora, F7, quindi andiamo a vedere USDCAD, ma già l'avevamo visto ieri dalla tabella Excel. Si trova in terza posizione come liquidità perché ha molto volume di lotti 0,10 e quindi continuiamo, vediamo a fare provare uno short. E quindi è il primo tentativo di piramidazione che faccio. Semplicemente inserisco quindi una nuova posizione, quindi siccome il range è tra 0,10 metto diciamo massimo spread 10, break even, margin break, ve l'ho spiegato ieri, è lo 0,2, quindi la distanza che adesso andrà a mettere sull'entrata del minimo dello swing, che ripeto, lo swing è l'alternanza delle candele, in questo caso siccome noi andiamo a cercare quello ribassista, candela rossa, chiude la candela rossa, arriva una candela verde, chiude la candela verde, il minimo di questo diciamo punto swing sarà la nostra entrata 0,15, quindi il rischio percentuale sul conto è dello 0,15. Questo lasciatelo sempre a 0,01 se usate il lot management, perché non vorrei mai che per un bug o qualcosa se qui lasciate un lotto, due lotti vi entra per qualche motivo strano. Quindi se utilizzate il lot management true, questo mettetelo sempre 001, a meno che voi non vogliate appunto entrare con uno specifico lotto e con uno specifico appunto lottaggio, allora in quel caso lo impostate come volete. Mi sono scordato di andare a vedere il picco di volatilità che ha fatto oggi USDCAD, in realtà non ha ancora chiuso perché c'è abbastanza volatilità, sta rientrando adesso. Vediamo se lo vedo bene.
sono 62 pip, comunque è in linea, vedete, con il picco di volatilità. Questa è un'altra chicca molto interessante, i picchi di volatilità che si mantengono comunque abbastanza costanti tra della sessione precedente, a meno che appunto non arrivino notizie comunque che fanno aumentare ovviamente la volatilità. Anche qui possiamo notare come, eravamo visti su euro-dollaro, la volatilità sta un po' rientrando, scendendo. Questa qui abbiamo lavorato proprio in altissima volatilità, però adesso sta un po' scendendo. Quindi qui abbiamo detto 62, 61 pip. Allora, questi 61 pip che io vado a mettere qui, poi il resto, l'entrata la metto dalla mezzanotte e mezzo alle 10 e quindi imposto una sell. Che la vedete qui. Dovrebbe esserci un numerino, non so perché c'è questa U, non so se c'è Salvatore in chat, però comunque dovrebbe funzionare. E il target, non mi ricordo qual era, 1,39 e 60, 1,39 e 60. Livello target 1,39 e 60. Quindi si deve illuminare di verde cliccandoci sopra. Quindi in quest'area qui domani, se USDCAD entra, short qui si metterà a break even. Quindi questa è un po' l'operazione. Vediamo se riesco a farvi vedere info posizioni. Ok, perfetto. Info posizioni. È il pannellino che ieri non si vedeva perché non avevo posizioni, però quando poi cliccate su posizioni gestite vi fa vedere la size, il profitto, lo stop loss dove ce l'avete, e qui potete gestire, quindi inserire voi il break even, il trailing stop, quello che volete. E una cosa molto carina è che vi dice già quando state guadagnando rispetto alla volatilità settimanale. Quindi se non ci fosse stato il gap, io questa posizione l'avrei già potuta chiudere perché sono stato bravo, tra virgolette, a farla correre per oltre il 100% della volatilità settimanale, proprio perché comunque il ribasso è stato abbastanza marcato e ha coperto già il 123% della volatilità. Quindi potevo già ritenermi soddisfatto. Però in questo caso io sto cercando un altro tipo di operazione. Può andare bene, può andare male, però comunque diciamo è un obiettivo che mi sono posto. Però questo già vi dice il pannellino che quando arrivate al 100% potete, quindi se qui mettete 100, 150% per dire, quando arriva al 150% della volatilità vi chiude la posizione. Questa è una cosa molto bella perché potete già decidere a priori il vostro target. Quindi vi è chiaro un po' come funziona questo tipo di... Ovviamente potete mettere il training stop, lo potete azionare il training stop e vi andrà a prendere il valore che voi avete inserito qui. Io ho messo un valore altissimo perché a me non piace lavorare in training stop. Quindi anche il break even non mi piace che lo venga deciso in base, diciamo, alla volatilità. Invece mi piace molto che sia fatto su livelli tecnici e per questo ho messo il livello target. Perché quando arriverà lì si mette a break even. Ok, quindi questa è un po' l'operazione di domani. Allora, Emiliano, EuroGBP sembra interessante per il sell. Bravissimo Emiliano, perché io poi, aspettate che qui, oggi ci sono diverse occasioni. Allora. Quindi USDCAD l'abbiamo vista, poi USD Yen anche è interessante. USD Yen, per ora questo lo levo.
Nest indicatori. Allora, USDDN, vedete, qui si è creata una situazione di distribuzione dei prezzi medi di carico in long. Oggi ne sono entrati ancora di più. Vediamo se è migliorato o peggiorato la situazione, perché era 110,29 quello long e 107,50 quello short. USDJN, quindi adesso è 110,24. Quindi si è abbassato un po' rispetto a quello di, quindi sono entrati altri short, scusate, altri long, e quello ribassista 107,39. Quindi si è allontanato dal prezzo facendo appunto perdere interesse. Comunque lo vediamo anche da qui, come oggi ci sia stato comunque un chiaro segnale di interessamento long. Quindi questo io adesso anche la faccio come operazione e vado però a aprirmi un altro grafico USD/Yen. USD/Yen, non su 4 ore. USD/Yen, il target che potrebbe avere USD/Yen è il livello segnalato dal supporto e resistenza dell'indicatore che avevo fatto vedere l'altra volta in area 108,53. Graficamente non è proprio bellissimo, anche se comunque sul weekly sta scendendo, però è molto plausibile, quindi un pullback in quest'area qui, cioè un test di quest'area di 108,53, e quindi proverò a cavalcare, diciamo, questo short e vedere se va in quel senso. Quindi il picco di volatilità di USDN lo vedo da qui, così senza che lo vedo dal server. Sono 40 pip, 40 pip, me lo devo ricordare, USD/Yen. USD/Yen è un cambio molto liquido, quindi 5 pip vanno più che bene, 0,15, 40 pip abbiamo detto, 0,01, quindi 0,15 di rischio. Anche qui lo short. Anche no, ho sbagliato. Quindi diciamo il target qui sarà 108. Ho detto 108,53 se non sbaglio. 108. Christian dice che è molto uguale a USD/CAD, in effetti sì, e infatti ho già controllato un po' le correlazioni per non rischiare di andare in una direzione. Ovviamente io sto vendendo dollari, in questo caso le valute che io ho trovato quest'oggi per interessanti sono oltre Euro GBP, quindi USD/CAD, USD/Yen, quindi mi mancano 11 HF. Eurocad anche, che però è venuto un po' meno Eurocad, quindi sono queste cinque valute che però hanno in questo periodo non hanno tantissima correlazione su un mese, quindi male che va magari non avrò proprio un'esposizione troppo diciamo troppo contro diciamo appunto la vendita di dollari. Quindi USD/Yen anche l'ho inserito. Poi mi segnalavano Euro GBP. Questo è interessante. Allora, Eurocad, però Eurocad sta scendendo anche adesso, potrebbe essere anche questo interessante. Allora, Euro GBP era questa mattina, quindi anche qui si è creato un interesse
Per il long, vediamo se questo 0,9, 21 e 23 è sceso oppure no. Allora, Euro GPB è un cross 0,91 e 10, quindi è sceso. Sono entrati altri long in quest'area qui più o meno. Poi gli short 0,88 e 19. Questo si è abbassato, quindi è lo, vedete, sono sempre gli stessi pattern, sempre le stesse situazioni. Quindi mi vado a vedere il picco di volatilità che è 45 pips. Euro GBP non l'ho mai fatto, quindi vediamo che volatilità più o meno. Abbastanza tranquillo come volatilità. Quindi lo metto da qui. Euro GPP. Allora, Euro GPP 42. Anche qui, siccome si trova nella forchetta range tra 0,10 di spread, va bene anche mettere comunque 5 massimo di spread. Non voglio pagare più di tanto in casi di allargamento di spread improvvisi. Quindi qui metto uno short. Qui, senza che me lo vada a vedere sul daily, c'è questo livello qui che è molto interessante, che potrebbe andare a testare domani, che è area 0,8991. Quindi è qui dove mi metterò in, diciamo, a break even con la posizione che ho aperto. Quindi anche qui uno short. Chi resta? Eurocad. E Audi CHF anche. Allora, Eurocad. Eurocad, quindi 1,5543. 1,5540 è sceso di poco. Eurocad, ah, però era a 38, quindi è salito e quindi nulla. Quell'Eurocad, il 1,4965, è salito lo short da 1,60, quindi c'è stato, diciamo, un po' interesse short in quest'area qui. Quindi dovrei andare long, ma in questo caso il long non lo prendo in considerazione perché sono vicino ai prezzi medi di carico dei rialzisti, quindi questo per ora lo lascio stare. Chiudiamo con Audi CHF, che è un cross che viene da una incredibile situazione dove appunto abbiamo visto molto simile a diciamo altri cambi principali. Anche qui si sta creando una sorta di accumulazione dei prezzi medi di carico. E quindi potrebbe essere anche una buona occasione. Ho visto allora i prezzi medi di carico, quelli delle 5,5, 0,65, 56, 0,58 e 0,5. Quindi vediamo se sono aumentati o diminuiti. 0,65 e 99. 0,65 e 99. Quindi si è un po' perso l'interesse perché si è alzato, quindi per il rialzo. Audi CHF 0,58 e 0,7, 0,58 e 0,7, quindi è aumentato un po', quindi significa che sono entrati altri short. E sul grafico daily mi sembrava che Audi CHF avesse una buona impostazione tecnica, quindi lo devo solo trovare. Audi CHF. E può andare a prendersi questo spike qui a 0,5952. Quindi può essere una buona posizione rialzista questa qui. Questa volta quindi è a rialzo e la andiamo a prendere.
template. Quindi, audici HF che come ho messo sulla tabella. Allora, sì, audici HF, non ho visto lo spread, quanto è su audici HF? 10-20, quindi non è altissimo, 10 va bene. Sentiamo un po' il margin break perché ha uno spread più alto, 0,15, e mi dimentico sempre qualcosa che è il picco di volatilità. La volatilità si è molto abbassata su questo cambio, diciamo che è di 32 pip, quindi 32 pip. Quindi in questo caso il buy. Allora, adesso quando entrerà la buy, lo stop dove me lo calcola? Me lo calcolerà, quindi mettiamo il caso che entra in quest'area qui, quindi arriva a mezzanotte, entra qui, mi andrà a prendere il minimo della candela, quindi che si sta formando in real time, però sempre in chiusura, e aggiungerà quel margine in stop che l'ho spiegato ieri di 32 pip, quindi sarà un po' quella l'operazione. Una buy perché l'ho messa qui, il target abbiamo visto che è area 0,59 e 52, 0,59 0 Oddio, sto facendo su SDN. Avete visto come la stanchezza fa brutti scherzi? Nessuno me l'ha detto però in chat. Ah no, hai sbagliato. USDT, grazie, Claudio. Sì, stanchezza fa brutti scherzi. Quindi a quest'ora, io poi dalla prossima settimana, queste operazioni vado diretto alle 9 che sono più lucido. Che non mi prende il livello target, sì, no. Ok, quindi che è quest'area qui domani. Quindi sono queste quattro operazioni, poi vedremo come andranno. E niente, quindi poi domani parlerò del rischio rovina del MAI, quindi degli elementi che abbiamo un po' saltato e anche le domande che vedo che ce ne sono diverse, però direi di chiudere qui. E domani l'ultimo appuntamento, diciamo, della settimana, facciamo un po' tutte queste cose. Grazie a tutti per aver seguito anche questa, serata e vi auguro una buonanotte.